Svegliati! Tesoro, era solo un incubo. Va tutto bene. Ti sei addormentato? Già. Almeno mi sono fatto qualcosa di più di un sonnellino. Su con il morale, amore. Siamo arrivati. Dai, alzati, Adam. Welcome to Bright Falls. Un bel paesino sperduto. Comportiamoci da turisti. Mettiti vicino a quel vecchio signore. Voglio farti una foto con la città sullo sfondo. Ma proprio con quel vecchiaccio devo fare la foto. Ho un titolo per la foto. Tamerino poco prima di essere sbranato da un orso. Va bene, dai, su. Facciamo amicizia. Salve. Ehi là, è un buon momento per farci visita. Tra due settimane si terrà la festa del cervo. Non me ne puoi fregare di meno. Sentito, tesoro. Ha una moglie incantevole, se posso permettermi. Ah, a proposito, io sono Pat Maine. È molto piacere. Non mi interessa. Sì, Alan Wake. Non fingerò di non riconoscere uno scrittore famoso come lei. Già. Wake. È un piacere. E sono anch'io un avido lettore. Ma va? Spero di non apparire troppo presuntuoso, ma lavoro come conduttore alla radio locale. Mi concederebbe un'intervista? No, grazie. Senta, signor Maine, sono in vacanza. Le sarei grato se la mia presenza qui restasse tra noi due. Sono certo che capirà. Va bene, conti sulla mia discrezione. E se dovesse cambiare idea, sa dove trovarmi. Vi auguro una piacevole vacanza. Sì. Ok. Hai fatto le foto? Benissimo. Ne ho scattate un paio molto belle. Vedo che ti sei fatto un nuovo amico. Sì. Ottimo. Ok. Chi è? Sì? Ehi, fenomeno! Come sta il mio scrittore preferito? Sei già arrivato? Barry? Sì, siamo appena arrivati. La gente del posto ti crea problemi, basta dirlo. Salto su un aereo e vengo a controllare la situazione. No, Barry, tutto a posto. Bene, ottimo! Voglio solo accertarmi che ti goda un po' di relax e ricarichi le batterie. Beh, com'è il posto? L'energia creativa inizia a fluire? Barry, siamo appena arrivati. Ok, Al, ti richiamo più avanti per sapere se è tutto a posto. Fatti vivo se c'è qualche problema, ok? Ok, mi sto solo preoccupando per te, amico. Ci sentiamo. Anch'io ti voglio bene. Già mi sta sulle scatole. Sai che ti chiamerà ogni 5 minuti, vero? Veramente. Barry è Barry. Posso sempre spegnere il telefono. Che ti dicevo? Scommetto che è lui. E infatti. Un SMS di Barry. Saluta anche te. Siamo quasi arrivati. Alan, ci siamo. Su, torniamo alla macchina. Ok. Dobbiamo passare alla tavola calda a prendere la chiave del cottage dal proprietario. Un certo Carla Stachi ci sta aspettando. Faccio il rifornimento e tu prendi la chiave? Ripasso tra un quarto d'ora? D'accordo. Non ti preoccupare per me. Per me. Alan, grazie di essere venuto qui con me. Anch'io ti amo. Vai. Prometto vai, di vai. Fare il bravo. Bella gente. Mi ero dimenticato esistessero ancora posti così. Città dove tutti conoscono tutti. Benvenuto alla tavola calda, Odir. Salve, forse lei può aiutarmi, sto cercando... Signor Wake, Alan Wake, oddio, sono la sua più grande fan. So che lo dicono tutti, ma io lo sono davvero. Bene, mi fa piacere. Rose. Sto cercando il signor Stachi, Carl Stachi. Carl? Ma certo, signor Wake. Deve essere andato alla toilette. Sarà qui in un momento. Proprio adesso doveva andare a cagare. Non credo i miei occhi! Ho tutti i suoi libri! Ho preso il cartonato da una libreria quando l'hanno tolto dalla vetrina. Fammi un favore, figliolo. Ho voglia di un po' di musica. Perché non metti Coconut? È la numero 6 nel jukebox.
E tu non puoi alzare le chiappe? Io, ma mi si sono addormentate tutte e due le gambe. Problemi di circolazione. Sì. Tu hai problemi al cervello. Coconut ancora. Mi fai schifo. E ti definisci un rocker. Non entrare là dentro, ragazzo. Ti farai male al buio. Penso di farcela da solo, signora. Signora, signora. Io non volevo aspettare. Volevo trovare Stacchi, recuperare la chiave e andarmene subito. La cameriera mi innervosiva. Ehi là? C'è qualcuno? Signor Stacchi? Signor Stacchi? Ma che cazzo? Carl non è potuto venire. Purtroppo non si sente bene. Ma ho la sua chiave e le indicazioni per raggiungere il lago. Okay. Grazie. Auguro un buon soggiorno nel mio cottage. Verrò a controllare che sia tutto a posto. E a conoscere sua moglie. Mia moglie? Insisto. Grazie. È veramente una brutta faccia, lo sai? Cauldron Lake è un posto speciale, molto suggestivo. Questa volta hai avuto fortuna, ragazzo. Al buio puoi farti male. Allora la prossima volta sarò munito di torcio, dai su. E devi Sara di cambiare le luci della stazione. È passato troppo... Addirittura meglio di quando canti tu. Tutto bene? Gli Anderson sono musicisti del posto. Aspettiamo che il dottor Hartman passi a prenderli. Sono scappati dalla sua clinica, alla residenza Cauldron Lake. Infatti si vede che sono dei pazzoidi. Buona giornata. A presto, signor Wake. Missione compiuta. Ho la chiave e le indicazioni. Mio eroe. Ho preso qualche torcia. Non si sa mai. Ehi, aspetti! Signora Wake! Le sue chiavi? Eccolo, cominciamo bene. Quella tavola calda era un manicomio. Hai visto che posto? Sarebbe uno sfondo perfetto per un libro. Questa dovrebbe essere una vacanza, Alice. Ci penserò quando torneremo a casa, ok? Ok, ne riparleremo più avanti. Altman, qui su KBFF. Non mi andava di parlarne, avrei voluto soltanto nascondermi. Questo è uno dei miei pezzi preferiti. Una volta ero stato uno scrittore di successo, ma era passato molto tempo. Erano 2 anni che non riuscivo a scrivere una sola riga, dal mio ultimo libro. Guardate in alto di tanto in tanto per ammirare le stelle che brillano nel cielo. È molto buio qui, ma... Che tramonto. ...illumineranno la vita. Siamo arrivati. Wow, è meraviglioso, Alan. Infatti. Sì, non è male. Tranquilla, tesoro. Saremo al sicuro prima che faccia buio. E poi ho la torcia. Lo so, non preoccuparti. Alice soffriva di una fobia, la paura del buio. Volevo assicurarmi che ci sistemassimo nel cottage prima del tramonto. Ha paura del buio? 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 Vieni qui. Ma quanti corvi ci sono? Ok, sembra uscito dagli anni 50 questo cottage. Forza. Ok. È buio qui, ci serve luce. Puoi riattaccare la corrente, amore? Certo. Certo, ci penso io. Allora, lì ci dovrebbe essere il generatore. Eccolo. C'era un vecchio generatore collegato al cavo elettrico. Issa, vai, ok. Tutto a posto. Bel lavoro, tesoro. Mi do una rinfrescata e comincio a sistemare. Ok. Ok, darò un'occhiata in giro. Certo, divertiti.
Era un posto magnifico. Speravo davvero di poter riposare, dormire, dimenticare il mio lavoro. Pensavo saremmo stati felici, lì. E si fece notte. Ok. Torniamo nel cottage. L'isola una volta era stata teatro di una storia d'amore. Forse lo sarebbe stata di nuovo. Forse, forse. Elis, tesoro. Alan, sono di sopra. Ho Arrivo. Una sorpresa per te. Che sorpresa? Mi piacciono le sorprese. Beh, oh. Ciao. Non sono io la sorpresa. È nello studio. Da un'occhiata. Okay. Ok. Vediamo un po'. Questo lo sorpresa! Farà la sorpresa. Alice, e questa cos'è? Devo confessarti una piccola cosa. Pensavo che qui saresti riuscito a scrivere, che l'aria ti avrebbe... Dannazione, Alice! Tu! Tutti voi cercate di... Ehi, aspetta, ascoltami! Qui vicino abita un dottore, il dottor Hartman. Ho letto un suo libro, ha una clinica privata. È un esperto nell'aiutare gli artisti. Forse... Adesso vuoi anche farmi ricoverare? No, non è così! No! Alan! Alan! Ma... Oh, no, basta, no! Non voglio sentirne parlare! Maledizione, Alice! Maledizione! Sapevo che non mi avrebbe seguito nel buio. Avevo bisogno di un po' di tempo per pensare. Attento! Dove cammini? Dovresti usare la torcia, Alan. Ed eccola lì. Dannazione. Alice. Che succede? Alan! Alice! Alice! Sto arrivando! La luce era saltata. Alan! Dove sei? Adesso arrivo! Alice, arrivo! Va tutto bene! Arrivo! Che diavolo! Alan, corri più veloce! Dai, su! Alan! Ok. Alice! No! Che è successo? Ma che... No! Oh no!